Questi sono i miei panini. Ne apriamo uno, è caldissimo. Guardate, vi faccio vedere come faccio i panini al sesamo. Allora vi do gli ingredienti. 50 ml di latte, un cucchiaino di zucchero e 10 g di lievito di birra. Poi ci vogliono 500 di farina, un cucchiaio di burro, un uovo, un cucchiaio di aceto, 3 cucchiai di olio di semi, 150 ml di latte e 8 g di sale. Questi sono gli ingredienti. Adesso unisco gli ingredienti. Prendo i 50 ml di latte e ci metto il cucchiaino di zucchero. Prendo il lievito e glielo sminuzzo così. E lo giro con un cucchiaino. E questo lo metto da parte. Prendo il cucchiaio di burro. Rompo l'uovo, ci metto anche un cucchiaio di aceto, e 3 cucchiai di olio di semi. Ora prendo di nuovo il lievitino. Che già si è sciolto. E l'aggiungo. E metto a impastare. E aggiungo poco alla volta il latte, quello rimanente. Dopo di aver messo tutti gli ingredienti, io gli aggiungo il sale. Il sale glielo metto per ultimo. Appena vedo che si stacca delle pareti della ciotola, io lo metto sul piano di lavoro. Mi ci metto un pochettino di farina e lo lavoro. Ragazzi, io l'ho lavorata per 5 minuti, perché ho fatto incorporare bene il lievito. Adesso, dopo 5 minuti, la spezzo. Li posso fare, non c'è un peso. Metto un pochettino di farina qua. Li devono venire delle palline, però se una non è capace a fare così, non c'è niente, lo può fare anche rotondi, così.
Dopo di aver fatto tutte queste palline, li prendo a uno a uno. Con il mattarello mi aiuto. E ci faccio due piegature così. Ecco, li giro e qua ho preparato la teglia foderata e li appoggio qua. Adesso che siamo arrivati all'ultimo, vi faccio vedere di nuovo. Ci do un pizzichio, li piego di lato e li appoggio nella teglia. Ragazzi, i panini si sono raddoppiati. Adesso facciamo un taglietto. Leggermente, perché se no si smontano. E con il pennello lo passo di sopra i panini. Adesso gli metto il sesamo di sopra. Il tempo che accendo il forno e lo faccio riscaldare, perché deve riscaldare, lo metto a 180 e deve riscaldare benissimo. Questi si riposano un altro po'. Adesso ragazzi, il forno già è caldo, l'ho messo a 180 e metto i panini dentro il forno, devono rimanere 15 minuti, poi dipende il forno che abbiamo. Ragazzi, adesso ho sfornato i miei panini. Ora vi faccio vedere, sono ancora caldissimi. Sono. Questi sono i miei panini. Ne apriamo uno, è caldissimo. Guardate.